Cenni biografici. Pino Albertino nasce nel 1956. Il padre Angelo nasce a Palermo nell'anno 1923. A 18 anni circa viene inviato come militare presso la caserma di Terni. Angelo conosce Marisa, 14enne, che rimane incinta e a 15 anni non compiuti nasce il suo primogenito, Antonino. In seguito nascono gli altri tre fratelli, Albertino e l'ultimo genito. Ultimo figlio di cinque, Pino Antonino il primogenito, poi Salvatore, Pietro, Giovanna e Albertino. Il suo approccio con la pittura risale al periodo scolastico. Nel primo quinquennio vince sempre il primo premio di pittura. Poi, alle medie inferiori, i professori lo indirizzano verso una scuola artistica, data la sua bravura nel dipingere. Nel periodo dal 1970 al 1980 partecipa a diversi concorsi internazionali, al San Valentino d'Oro, promotore Agostino Pensa, e riceve riconoscimenti nella sua città natale. Espone a Pisa, a Grazalise, Perugia e con diverse gallerie nazionali ed estere. Nel 1980 espone in America, a Trenton e New Jersey, dove la sua rappresentazione del territorio umbro viene molto apprezzata dalla locale comunità italiana. Nel suo iter artistico, i suoi dipinti sono esposti presso pinacoteche, collezioni private e pubbliche. Non abbandona mai la pittura, è specifica. La pittura è come una bella donna che ami con tutto te stesso. Quando pensi di averla in mano, ella ti fugge di nuovo. Ma non si può mercanteggiare o amarla quando non se ne ha la voglia. Quando si dipinge in modo forzato solo per il denaro, l'artista perde il contatto con la creatività e la simbiosi nell'arte.